Una sera ce l'ho fatta. Ora vediamo se c'è qualcuno. Vi aspetto. Vediamo se qualcuno si collega. Di volata. Sono arrivata a casa da 2 minuti. Il tempo di togliermi la giacca. Forse sono in ritardo di 1 o 2 minuti. Ciao, ciao Elisa. Ok, i commenti riesco a vederli. E sì, vi vedo che state arrivando. Ciao a tutti. Intanto mi scuso per ieri sera, c'è stato un piccolo misunderstanding, quindi non l'abbiamo fatto ieri sera. Allora abbiamo pensato stamattina, sono fusa, stasera ciao Debora, di anticipare la conferenza stampa, quindi addolciamo un po' la pillola. Ciao Oriana, da tanto che non ci vediamo. E quindi facciamo questo piccolo live pre-cena. Alla fine non l'hai portata. Grazie Matilde per essere qui. Quindi appunto siamo qui in questo orario pre-cena. Come al solito i nostri live durano circa un'oretta, quindi diciamo vi lascio per andare a cenare con i vostri cari e facciamo oggi un piccolo. Chiamiamolo come vogliamo, infatti ho come titolo messo una domanda, nel senso che può essere un portafoto, cioè un piccolo mini album, oppure anche un portadoni, nel senso che mettendo dentro nella struttura che faremo un piccolo regalo che chiaramente non deve essere molto voluminoso, va benissimo anche per quello. Ciao Liliana, ciao Nadia, che bello vedervi, sono contenta. Sono contenta. Bene, dai, mi sembra che vada bene tutto, nessuno ha detto niente sull'audio, video, eccetera. Vedo che arrivate. Ciao Massimo! E quindi iniziamo. Io ho fatto. Sono tornata ai miei vecchi e cari schemi, fatti un po' a malino, perché non sono proprio così brava. Ciao Marta! E più o meno questa è la struttura che andremo a realizzare. Ho scelto queste carte che sono della EcoPark, di cui c'è anche una collezione, quindi con tutte le carte più gli sticker, che in questo momento è terminata, ma sta arrivando. È in viaggio dall'America, quindi arriverà a giorni. E in particolare questa qui, sono nella collezione di Natale. Ciao, ciao Raffaella. Quindi questa con gli alberi che trovo deliziosi. Guardate che carini che sono. Ciao Lorena, ben arrivata. E dietro ha questa fantasia rossa. Trovo che sia una card anche volendo molto, molto adatta per dei biglietti, per delle card, per dei ragazzi o per degli uomini. Non so, mi piace un sacco. E lei è abbinata a questa qua che è troppo carina. Con queste taghine, quindi sono tutte, basta ritagliarle e in realtà avete pronte, sono 3, 6, 9, 9x5, 45 tag, mini tag, pronte per i vostri regali. E questa qui sul dietro ha questa fantasia molto chiara, quindi in realtà si presta bene anche per essere scritta volendo, se volete scrivere giusto per Sara. Va benissimo perché appunto ha questo retro chiaro. Ciao Gio, ci siamo visti 3 quarti d'ora fa. E appunto queste due sono della collezione Farmhouse Christmas, che appunto esiste anche nel pacchetto completo. Poi ci stesse molto bene anche questo legno molto caldo, che è la Wooden Color numero 5 di Moda Scrap. Bellissima Oriana, vero che è bella? Forse la 6x6 ce n'è ancora una in negozio o online. Eh sì, Gio, lo so che era questo, ma neanche io ce l'ho, infatti ho solo queste due carte singole. Poi, per
Per ampliare un po' la gamma delle carte, è un mini album molto molto semplice, quindi in realtà non ha bisogno di mille carte, perché se no non sappiamo più che carte usare o perché se no le finiamo tutte. Però per avere un po' di varietà, ci stava bene anche questa, che riprende un pochino la fantasia che c'è qui sulle calze o sugli stivali. Questa però è della collezione Hello Autumn. Marta, facciamo un mini album o un mini portadoni adesso, poi se lo farete ci direte voi per cosa lo avete utilizzato. Chiaramente la utilizzerò solo da questa parte perché da questa parte qua non c'entra niente. Ciao, ciao Maria Stella, ben arrivata. E ultimo ma non ultimo, ho anche un foglio di vellum. Questo è quello di Moda Scrap che è bello rigido. Vedete? È un 160 grammi, quindi molto adatto per fare le buste, che è quello che faremo oggi. Allora, partiamo proprio dalla busta, così vi spiego un po' come sono arrivata a questa struttura che è super semplice, però chiaramente se magari fate una busta di una dimensione diversa, potete adattarla alle vostre esigenze. Io userò la 1-2-3 punch board, che è questa tavoletta. Aspettate che faccio cadere tutto. Che è questa tavoletta qui di We Are Memory Keepers che permette di fare le buste, i fiocchi e le scatole, tutto con la stessa tavoletta, nel senso che ci sono delle misure da cui partire, quindi adesso vi farò vedere la busta che farò io, partiremo da un quadrato di carta. Dopodiché potete creare tutte e tre gli oggetti con solo un tool, diciamo così. Lei è fatta così, qui si apre la pagina e da questa parte abbiamo tutte le misure in inch, quindi in pollici. Se non siete pratici o non vi piacciono, vi sono antipatici, c'è in dotazione un pratico adesivo in cui ci sono le misure in centimetri. Quindi io la farò usando queste, ma se uno si trova bene con i pollici può usare insomma quello che preferisce. Oltre a questi due ci sono dentro la pieghetta. Qui sapete che i tool di We Are Memory sono sempre con qualche passaggio segreto sul retro. E poi il loro libretto, quindi c'è spiegato tutti i passaggi per fare la busta, il fiocco, le scatole. Chiaramente poi uno le adatta alle misure che ha bisogno. La scatola si fa così, ha una pratica aletta che permette di incastrarsi senza neanche mettere il nastrino, però si possono fare anche le buste con dentro il rivestimento, non so come si chiami, se abbia un nome. Questo tipo di scatolina. La bustina fatta così, oppure un tipo un folder anche da mettere nell'album o nell'agenda. Ok? Allora partiamo da lei. Io voglio fare una busta. Scusate, mi sono dimenticata un pezzo. Nelle misure mi dice che misura è la mia card, quindi è molto comodo nel caso voi abbiate preparato una serie di card che non hanno una misura standard e quindi non vanno bene con le buste normali per crearvi la vostra busta. Io adesso ho scelto questa che è la busta per una card da 10.2 x 14. Ok? Io ho la envelope, metro. Elisa, sai che non so la risposta perché in negozio abbiamo solo questa qui. Quindi la envelope basta, non l'abbiamo. Prova a vedere. Allora, il riferimento è della card 10,2 x 14, oppure in pollici è. Aspettate che. È 4 x 5,5 pollici. Inches. Ok, allora inizio a tagliarmi perché vedendo il formato di card che ho bisogno, che è questa, ho bisogno di un quadrato 20,3. Si vede? Ok. Questa busta, come dicevo prima, la taglieremo dal vellum, quindi prendo il mio vellum che è sempre 30x30, 30,5 x 30,5, e vado a tagliarlo a 20,3. Vediamo se sì. 1 e 2. Ok,
Il mio quadrato è pronto. Lascio da parte un attimo la taglierina, riprendo la mia tavoletta e tiro fuori anche la pieghetta. Adesso la parte di cui non mi serve, quindi mi interessa che riusciate a vedere questa. Vediamo se riesco a metterla così. La tabellina mi dice che per la busta che sto creando ho bisogno di un quadrato 20,3 e poi il punch guide è al numero 9 centimetri. Nel caso dei pollici chiaramente cambia. I centimetri sono scritti qua sotto, che non so se si vedano. Ok, forse così si riescono a vedere. Mentre i pollici sono questi qui in azzurro. Posiziono il mio vellum al nono centimetro. Lo faccio combaciare bene. Schiaccio qui. E poi vedete che ci sono due righe, si vedono anche sotto il vellum. Una che è con scritto envelope score line A. E una envelope score line B. Io vado sulla linea A perché faccio una busta normale. Se invece facessi una busta spessurata, ho bisogno poi di considerare entrambe le righe. Ok, ho fatto quindi questa notch si chiama in inglese, non ho idea di questa rientranza, e una riga di cordonatura. Adesso giro a 90 gradi, ce l'avevo così il foglio di carta, lo giro per di qua e faccio corrispondere la mia cordonatura con questa riga qua. Vedete qui? La faccio corrispondere bene lì e ripeto gli stessi passaggi, quindi schiaccio e cordono la riga A. Se penso che si veda abbastanza. La stessa cosa ce l'avevo così, giro ancora di 90 gradi, faccio corrispondere qui la riga, ma siccome il mio lato corto comunque corrisponderà anche col 9 iniziale, quindi metto tutto così, schiaccio e cordono la riga A. L'ultima volta giro di 90 gradi, faccio corrispondere la mia riga con il solco che c'è sotto, pancio e cordono. Ok? Se vi piace scusate, la busta con le punte così a 90 gradi, la potete lasciare così, altrimenti qui in alto dalla parte sinistra avete lo stondangoli. Da questa parte invece c'è un punch che crea la linguetta adatta perché le linguette delle scatole che vi ho fatto vedere prima si possano incastrare senza l'utilizzo di nastrini. Quindi c'è un doppio punch. Ok, la mia busta è finita. Qui ho tutti i pezzetti del punch e la lascio da parte. Vado a piegarla, però ho ripreso la pieghetta così da poter ripassare tutte le pieghe. Cerco di piegarla dritta. Ok. Di qui. Spero di non essermi persa qualche commento. Così. Di qui. E l'ultimo. Allora, a seconda di quello che volete farci, potete chiuderla o non chiuderla, nel senso che se mettete dentro un regalo che volete si apra per bene, potete anche lasciarla chiusa, lei comunque sta in questa posizione e poi uno va ad aprire per prendere il regalo. Altrimenti, come farò io in questo caso, vado a chiuderla con un po' di biadesivo che si vedrà. Ne metto un pezzettino qui. E un pezzettino di qui. E
vado a spellicolare, vediamo se... Sì, ho le pinzette. Uno. E due. Adesso per la mia struttura sono partita proprio dalla grandezza della busta. Chiaramente ho un foglio 30,5 x 30,5, quindi più di lì non posso andare, però ho considerato che questa stesse al centro, quindi vado a prendere il foglio che voglio usare come base, che è questo, e lo taglio 30 x 29. Adesso devo essere super precisa perché devo fare tutti i tagli e le pieghe giuste. Quindi, intanto 30 è la misura dell'altezza, giusto? Aspettate che 11 più 3, 14, più 7, 21, più 8, 29. Ok, quindi 30 è la larghezza, perché siccome ho un verso qui ho i pinetti, ho bisogno che stiano poi su dritti. Quindi il 29 lo taglio da qui. Ok, così. E volendo qui mi rimane una striscetta rossa se voglio usarla come decorazione. E poi da questa parte invece taglio il mio 30. Quindi devo rifilare giusto 4 mm. Ok. Questa è la mia base di partenza. Adesso posso fare due cose, o tagliare con la taglierina i vari pezzi, oppure andare a segnarli sul retro. Io preferisco questa seconda opzione perché so di essere un po' più precisa. Quindi prendo la mia matita e il mio righello. Vado sul retro e mi faccio un segno a 7,5. Vediamo se riesco a stare dentro alla ripresa. Ok. Mi segno poi, stando abbastanza leggera, non so adesso quanto si vede in video, ma la riga si intravede perché ci sbatte sulla luce e si vede la grafite. La stessa cosa faccio dall'altra parte, quindi segno sempre 7,5. Così. Ok, poi mi segno 8,5 dal sopra, quindi da questa parte. Mi faccio due segni per essere sicura di andare dritta. 8,5 di qui e qui. Recuperiamo l'altro segnetto. Dov'è? Qua. Ok, e invece 9,5 a partire dal fondo. Aspettate che c'ho già troppo casino. Di qui e da questa parte. Ok. È molto comodo avere un righello, non so se avete mai visto quello che c'è, mi pare, in negozio con i quadretti, che è fatto a modi, cioè è fatto tipo questo, che quindi vi aiuta ad andare dritti perché avete il righello trasparente e sotto il segno dei quadretti. È molto molto comodo. Almeno per chi magari ha bisogno di un po' di precisione in più. Allora, adesso non si vede bene, ma poi lo vedremo quando lo taglieremo. L'ingombro interno è quello che mi serve per appiccicare la mia envelope.
Adesso capiamo se ci sta bene. Sì. Ok. Andiamo a ritagliare. Quindi ritaglio sul segno che ho fatto eliminando i quattro quadrati, quindi di qui, di qui, di qui e di qui. Io l'ho appena fatto, ma se riesco cerco di non chiudere mai le forbici, perché altrimenti mi fa un antiestetico robino qui nell'angolo. Non so se avete capito questo affarino qua. Taglio anche di qua. Così. Ok, e dalla camera mi sa che la riga proprio non si vede, però l'idea è questa: che si formi una croce al cui centro sta la busta e che poi si chiuda su se stessa. Quindi così ne manca uno. E ci siamo. E l'ultimo. E due. Così ho creato la mia base. Quello che vi dicevo prima rispetto al 29 e il 30 è perché, essendo una carta con un verso, perché al dietro abbiamo i pinetti. Ho bisogno di sapere, siccome non è un quadrato, qual è la larghezza e qual è l'altezza. Adesso mi tengo questi quadrati da parte che potrebbero servirmi dopo e vado a farmi le cordonature perché diventi, diciamo, una specie di mini album, una specie di cover. Quindi prendiamo la taglierina e vado a cordonarmi 6 centimetri. Non so se si veda, mi sto appoggiando a questo righello qui, perché a questo qui non riuscirei a vedere bene. Quindi mi appoggio qui e sto attenta a prendere, no, non ho 6, a 7. Sto attenta a prendere il cordonatore e non la taglierina. Vedete la piega forse? E l'idea è quella di fare due pieghe, quindi attaccando la busta al centro. Io ho fatto una prima piega qui e una seconda la vado a fare perché mi dia agio di avere un piccolo spessore che poi posso utilizzare appunto se voglio mettere qualcosa oppure se voglio mettere delle foto. Quindi questa l'abbiamo fatta a 6, la facciamo a poco meno di, no, questa l'abbiamo fatta a 7, la facciamo a poco meno di 8, quindi un po' meno di un centimetro. Se le piego sono una qui e l'altra qui. Vedete, ho creato un piccolo spessore. Ciao, ciao Irene. Certo, ci puoi recuperare quando vuoi. Per poter appunto inserire qualcosa di più alto, di più spesso nella busta. Ok. Vado a cordonare anche il lato inferiore. Questa volta lo cordoniamo a 8 perché è un po' più lungo. È un po' più alto di quello di sopra. Aiuto.
a 8 e a 9. Ok, 1 e 2, così. Adesso la stessa cosa devo fare anche con i laterali, quindi la mia busta andrà qui al centro. Con i laterali cercherò di creare sempre uno spessore, ma un pochino meno spesso, quindi cordoniamo a 7. A 7,5. La stessa cosa dall'altra parte. A 7 e a 7,5. Ok, la base è pronta. Quindi ho i miei due spessori anche ai lati, uno di qui e uno di qui. E adesso vado a comporlo, quindi la mia busta starà qui al centro e pensavo di incollarla. Quindi facciamolo subito con un po' di biadesivo e un po' di nuvo. E siccome si vedrà dal davanti sia il biadesivo che la colla, perché il vellum non perdona, andrò a rivestirla internamente con un pezzetto di carta. Così. Così. Colla per qui. Ok, e voilà. Così ho il mio porta. Poi nel mio caso sarà un portafoto. Le buste mi piacciono molto anche quando vedo negli album che fanno gli altri o su Pinterest, insomma, perché puoi, diciamo, usarle per tutte quelle foto o quei ricordi che magari non ti ci stanno da un'altra parte. Quindi, non so, i biglietti, gli scontrini, vedete che si vede, non è proprio bellissimissimo. Allora, mi prendo l'ingombro interno della busta, che è un 14,2 per 11 e vado a tagliarmi un pezzo di questa. Abbiamo detto 14,2 per 11, no, questa o forse no, il legno mi piace di più. Quindi mi taglio 11 per così, aiuto. E 1 e 14,2 da questa parte. Ok, controlliamo che ci stia. Vediamo se ho sbagliato le misure. Posso volendo anche lasciarla così senza andare a incollarla. Adesso volevo fare da questa parte una fisarmonica. Quindi prendendo questa carta qui vado a calcolarmi il 6,5 per 10 e mezzo per 10. Quindi potrei tagliarmi una striscia da 10. E
vado a cordonarla a 6 e mezzo. E mezzo 13 e che 13 fa 29 e mezzo, no, è impossibile, 19 e mezzo, è possibile, sì, 19 e mezzo, e 13 per 2 fa 26. Ok, quindi qua però taglio e ho la mia fisarmonica pronta. Vado a piegarmela in questo modo. Del retro dopo mi occupo, nel senso che lo andiamo a coprire. E ho la mia fisarmonica. Tra l'altro queste lavagnette sono troppo carine. Anche questa con la casetta. È quasi un dispiacere coprirle. Vado a... magari dritto. A mettere un pizzico di biadesivo. Così. E così spellicolo l'ultimo, e vado ad attaccarlo sul laterale, uno dei due è un po' indifferente, vado ad incollarlo. Così. Volendo, se lo usate come portadoni, potrebbe essere un'idea quella di creare qui, magari lo facciamo di qui, una piccola taschina che possa contenere magari una tisana, una bustina, un po' quello che vi piace. Allora, vado, potremmo fare un libro per adesso che lo vedo così. Cambiamo idea in corsa. Mi piace, mi piace. Allora, facciamo così, al posto di tenere la fisarmonica come avevo pensato, vado a chiudere questo lato, quindi lo incollo anche lui. Andiamo di colla, così è più veloce. E chiudiamo. Nel frattempo voglio crearmi una copertura per questa carta, visto che volevo rimanere in tema natalizio. E mi serve un pezzetto da 6,2 per 9,8. Prendiamo un bianco. Ho portato qui mannaggia, la Woodstock bianca, quella di Moda Scrap. Abbiamo detto 6,2 per 10,8 per 9,8 era veramente. E rifiliamo. Ok, andiamo a coprire qui davanti. Si vede un po' il bordino, ma non si capisce che sono cose autunnali. Però nel frattempo volevo anche utilizzare qualcuna di queste tag, quindi inizio a ritagliarmele, che sono super come si può dire, sono un passepartout, perché vanno bene nei mini album, va bene sui regali, va bene un po' dappertutto. Vado a tagliare, taglio la base
e il sopra, e gli altri due latini piccoli vado a rifilarli a mano, altrimenti si possono anche tagliare con la taglierina. Ok, vedete? Troppo carine. Guardate queste con le galosce con i quadretti, anche questa con i pattini da pattinaggio sul ghiaccio. Sono troppo carine. Vado a prendermi, mi piacevano queste due. Mi ritaglio una. E così, aspettate che prendo un perforatore. Questo è quello col buchino un po' più piccolo dei due. Che è super comodo. Vedete, è proprio il suo buco, tra l'altro. Ok, e partendo da questa potremmo anche crearci una piccola tag sorella. Da questa qui, quindi vado intorno così e faccio anche un buchino. Vediamo se riesco a farli coincidere. Ciao, ciao Paola, ben arrivata. Ok, in questo modo. Adesso volevo attaccarli con un pezzetto di cordino, si possono vedere entrambi, si possono shiftare. Ok, vado ad incollare la mia copertina. Così. E con un pezzetto di corda, di questa qui tipo fine, andiamo a unire le due taglie. Le attacco qui sopra con questi laccetti, poi vediamo cosa fare. Non faccio, cioè cerco più che altro, visto che sto già mettendo la corda, due strati di tag, cerco di non fare troppo spessore perché sui laterali non ne ho tantissimo. Ok, quindi così si possono sfogliare le due tagline, volendo si può mettere un messaggino qui o in una foto. Taglio un pochino i cordini e lei si chiude. Adesso da questa parte mi creo la taschina che dicevo prima, quindi prendo un'altra carta che potrebbe anche essere uno di questi quadrati che abbiamo tagliato da qui, però devo trovarne uno che abbia la fantasia dritta. Tipo questo, e vado a crearmi una piccola taschina. Quindi prendo questo 4 e mezzo, 4, 4 facciamo. Quindi è 4 per 6 e mezzo. Vediamo quanto è questa. Questa è 7 e mezzo, quindi ci conviene farla un po' più piccola. Facciamo da 6. Ok, vediamo se viene come ce l'ho in testa. Abbiamo detto 4 e mezzo, quindi tagliamo un mezzo 6, però mi piaceva questa, tagliamola da questa parte 1. E poi cordoniamo a 4 e mezzo, che è la nostra altezza, e a 5. E poi
cordoniamo, abbiamo detto che la facciamo da 6, sì, quindi non so se mi basta, facciamo però mezzo mezzo più 2 fa 8, quindi questa qui non mi basterebbe, facciamo un po' meno, quindi 3 8, sempre il mio spessore da mezzo centimetro, anche di qui. Ok, ripasso le mie pieghe, una e due, da questo lato, una e due, da questo lato, una e due da questo lato. Vado a prendere una forbicina un po' più piccola perché altrimenti non ce la faccio e vado a ridurre un pochino questi laterali qui. Quindi lei si chiuderà così e avrà lo spessore, ma devo andare a togliere questo lato qua e anche questo. Così, in modo che mi rimanga solo il quadratino lì centrale. E così saltano pezzetti di carta ovunque. Questo quadratino qui lo usiamo come congiunzione per unire. Adesso vediamo se riesco a spiegarmi un po' meglio. Questo qui con un goccio di colla e questo qui andranno a formare la taschina, quindi di qui e dall'altra parte uguale. Uno e due. Quindi ho la mia taschina con lo spessore di mezzo centimetro, che è quello che ho considerato nel fare la mia struttura. Ok? Mettiamo un goccio di colla anche qui dietro, così sta su tutto. E voilà. Tengo un attimino fermo, tanto che la colla fa presa, e vado a posizionarmi con la mia taschina, quindi attacco i laterali sul retro. E voilà. Quindi qua dentro poi uno può infilarci una bustina di tè, un bigliettino, una foto. Loro, vedete, si piegano in questo modo e non potevo fare più spessore perché ho solo questo qua. Da questa parte invece volevo mettere delle foto che non ho ancora stampato, ma sono indecisa se usarlo per un vecchio Natale o per il Natale che viene, per ricordarlo nella sua stranezza. Abbiamo detto, volevo fare in modo che andassero bene le foto 10x15, quindi verrebbero 5x7,5 se ne metto 4, va bene. Allora, tagliamo 7,5 così. Poi posso tagliare due pezzi da 5. Uno e due. E qui poi ci vanno le mie foto. E poi volevo usare una taghina. Vediamo se... Aspettate che mi ero portata un altro timbro, ok? Che è questo qui di Moda Scrap, che è si chiama Postage Christmas, se non mi sbaglio. Vado a prendere una taghina
che mi piace un po' meno, così uso il retro. E mi piace un sacco questo fonte, questa scritta, quindi volevo andare a timbrarci poi la scritta Eat, Drink and Be Merry. Retro, e volevo timbrarci questa qui, quindi prendo il mio blocchetto di acrilico e il mio pinecone. Questi sono quei timbri, quella serie che sta uscendo ormai con tutte le uscite di Moda Scrap, che si abbinano ai timbri postage, quindi a quelli che fanno i due francobolli, quello tondo e quello rettangolare. E quindi di conseguenza hanno il cerchiolino e il rettangolo con scritto Christmas e Merry Christmas, che sono perfettamente l'interno di quel timbro lì che è uscito un po' di tempo fa. Timbro, la mia scritta, che trovo sia carinissima. E vado ad incollarla insieme alle mie due basi per le foto, quindi metto prima loro due. Usiamo sempre la Nuvo, che sono sicura che rimangono lì belli attaccati. Così. E l'altra, cerchiamo di metterla dritta, anche lei. La taghina magari vado a spessorarla. A me piace molto la corda, quindi vorrei metterne un pezzetto anche qui. Vediamo se è too much o se ci può stare. Volendo si potrebbe anche fare, mi viene in mente adesso, una specie di kit per preparare, da regalare, per preparare le card handmade. Da regalare a qualcuno, in questo caso magari nella busta potrebbero esserci gli abbellimenti o anche nella taschina le taghine, anche queste qua tutte ritagliate, già ritagliate, così uno se le trova pronte pronte da utilizzare. E questa volevo usarla qui, però questo cordino, vediamo se riesco. Ok, vado con un po' di biadesivo spessorato. Questa la metti un po' storta, così mi sembra tutto troppo dritto per i miei gusti. Quindi lui si chiude così e così. Bello, l'ho fatto giusto comunque. Dovrebbe essere da questa parte, ma comunque l'ho anche calcolato. È un po' con gli alberi a testa in giù, potete guardarlo da tutte e due le parti volendo. Adesso volevo andare a decorare l'apertura con una fustella, con un cerchio, forse, se non l'ho persa nel frattempo. Aspettate, che se avete visto la foto che ho pubblicato è tutto un marasma sul tavolo, dopo che io ho finito di fare il live. Cercasi qualcuno che abbia molta buona volontà per venire ad aiutarmi. E prendo con un pezzettino di questo legno, che è sempre il Wooden Color numero 5, se non mi sbaglio. Vado a ritagliarmi con il cerchio, il Dashing Circle di Moda Scrap. Questo non so che misura sia, credo sia la terza o la quarta misura dalla più piccola. Vado a crearmi un bollino. Ok, che andrà
andrò poi a decorare con questi pezzetti che mi sono preparata. Quindi la mia idea è quella che lui chiuda tutto insieme a della corda. E poi vado ad incollare anche tutte le mie fustellate. Allora, per lui volevo fare due buchi così e così. Speriamo siano abbastanza dritti. Ciao, ciao Marina, ben arrivata. Mi sono fustellata questi elementi che sono parte di il fiore è della Winter Greenery e anche le pignette, i due rametti con le bacche e i rami di pino, questi qui sottili sottili, che sono super versatili. E poi mi sono fustellata anche la felce che trovo bellissima perché avendo il ramo così sottile mi permette di adattarlo facendolo anche girare attorno al cerchio. Vedete? Quindi volevo decorare con queste cose qui il mio tondino. Partiamo dalla felce proprio, che è il pezzo più grande, e lo mettiamo sulla parte sotto, sempre con un pochino di colla nuvo. Che tanto ci fa penare per riaverla, ma è insostituibile. Così. Poi mettiamo anche un rametto solo. Uno. Volevo mettere anche le bacche, però. Allora, mettiamo le bacche sotto, così poi vado a crearmi le bacchette con le Nuvo Crystal Drops. Uno di qua e l'altro da questa parte. Adesso sembra tutto verde, ma poi con le Nuvo tiriamo fuori un po' di colore. Poi il fiore che ha tutti questi elementi che sono tagliati. Non so se mette a fuoco. Tutte le venature sono tagliate, quindi se vogliamo piegarlo per dargli un po' di movimento, vedete che bello che diventa. Bisogna stare un pochino attenti perché i tagli lo rendono un po' più delicato. Così. E uno. Allora, il fiore è composto da tre parti. Questa è la più grande, poi c'è la media. Così. E quella più piccola. Se vogliamo fare dei fiori più piccoli, ci basta tagliare solo le parti, magari solo questo qua piccolo 3 volte o 2 volte, e facciamo un fiorellino un po' più piccolo. Ok, quindi questo è il mio fiore, guardate che bello. Che bella tridimensionalità che ha. E poi volevo usare queste pignette che hanno questi taglietti adorabili. Ciao, ciao Maria. Per farle un pochino più realistiche. Quindi se andiamo a spingere da dietro questi triangolini che vengono tagliati, vedete che dal davanti si sollevano e sembra proprio una pignetta vera. Ok, questa è quella più piccola, c'è la piccola e la grande dentro. Se riesco ad alzare il fiore. Sto coprendo il buco, ma sì, riesco ancora a recuperarlo. Quest'altra piccolina la metterei di qua. Così tiro fuori velocemente i triangolini con una pinzetta, con quello che avete sotto mano, basta spingerli, vedete che si sollevano. E voilà.
Poi quella più grande la mettiamo un po' più visibile, che è proprio carina. Così. Insomma, il buco. E voilà. E questa qui la mettiamo qui. Diamo un po' più di spazio. Ok, adesso vado a chiudere il mio mini album, che in realtà ho visto che per avere dritti questi non posso avere dritti questi, chiaramente, ma non ci avevo pensato. E vado a chiuderlo con un pezzetto di corda e tagliamone un pezzo, tipo così. Lo faccio passare lungo tutto il mio mini album, il mio portadoni. Lo infilo prima nel buchetto superiore e poi in quello inferiore. Così ho la mia chiusura. Adesso vado a legarlo e ve lo faccio vedere terminato. Così. E così. E voilà. Accorcio un po' qua che l'ho tagliato un po' troppo lungo. Uno. E due. E finisco, ultimo tocco, il nuovo. Prendo il buttermilk, che è questo beigino, e il redberry. Faccio una prova su un pezzo di carta da buttare per togliere eventuale aria che può esserci dentro. Vedete come è venuta fuori la goccina. E passo sopra tutte le bacchette. Così abbiamo ripreso anche il rosso della carta. Volevo non fare la poinsettia rossa, ma farla bianca mi sembrava più adatta. Sollevo un attimo qui, che ci sono sotto, ups, due bacchette. Recupero il nuovo, ok, che era caduto, e il centro del mio fiore. Adesso, come saprete, dovrò metterlo molto lontano dalle mie mani, che altrimenti faccio un po' strocchio. Alzo un po'. E questo è il mio mini album portaregalo, porta quello che volete. Così, molto attenzione ai nuvo. E così. Guardate che carine le bacchette. Niente, io vi ringrazio per essere stati qui stasera e vi do appuntamento nei prossimi giorni. Aspettiamo di vedere cosa ne sarà di noi, ma è praticamente sicuro che il negozio dovrà chiudere da domani, quindi chiaramente sarà attiva la parte online e anzi ci dedicheremo di più a quella, non potendo essere in negozio. Comunque, per qualsiasi avviso importante e comunicazione la troverete sicuramente scritta sia sulla pagina Facebook che sul nostro gruppo Spazio Battibaleno. Sì, punto. Sono fusa stasera, scusatemi. Spazio Battibaleno trattino come il meno progetti creativi. Se avete qualsiasi domanda, potete scriverci una mail o un messaggio privato e noi vi risponderemo appena lo vedremo. Grazie mille, buona serata. Ciao!